assegnato il campo vettoriale F pari alla somma di F1 e F2 con F1 di x, y, z che è 2x, y, z, x quadro z e x quadro y, F2 di x, y, z, il secondo campo vettoriale è y, 0, 0. Ci chiedono di calcolare il flusso del rotore di F attraverso la superficie di equazione x, y, z appartenente alle 3 tale che x quadro più 4y quadro più z quadro sia pari a 1 con z maggiore o uguale a 0 orientata in modo tale che la terza componente del vettore normale sia positiva. Esercizio interessante anche questo che risolveremo applicando il teorema di Stokes, perché ci stanno chiedendo di calcolare il flusso no? Quindi il flusso del rotore di F attraverso questa superficie S, quindi stiamo chiedendo il flusso di F attraverso S che è pari all'integrale S ad S del rotore, prodotto scalare tra il rotore di F, la normale in D sigma, perché per il teorema di Stokes, ve lo ricordo, si può anche scrivere come l'integrale esteso alla, l'integrale curvilineo esteso alla frontiera di S, il bordo di S, di ovviamente F con 1 dx più f con 2 dy più f con 3 dz. È proprio questo che faremo. Scriveremo un'espressione nel bordo di S, ovviamente con un orientamento coerente con quello della superficie S che ci è stata assegnata, ovviamente, no? Positivo. Dunque, come fare per calcolare il rotore di F? In questo caso, comunque, si può applicare, in questo caso, ovviamente, o applichiamo Stokes o seguiamo la definizione. Sta di fatto che si può applicare la proprietà della linearità, ovvero possiamo dire che il rotore di F, sicuramente, lo possiamo fare, è pari al rotore di F con 1 più il rotore di F con 2. E allora possiamo calcolare il rotore di F1 e il rotore di F2. Cominciamo col rotore di F1. Allora abbiamo... O calcoliamolo con nabla vettore F col prodotto vettoriale i, j, k, le tre derivate F1, F2, F3, oppure... Ci ricordiamo la nostra poesuola, la solita poesia, x grande è questo, y grande è questo, e z grande è questo. Chi segue il canale sa che si può fare in tal modo, l'ho fatto vedere in tal modo, comunque io questo lo prediligo, ma non che il calcolo determinare 3x3 sia difficile, insomma è uguale. Non so come vi hanno abituato, come il vostro professore svolge questo tipo di calcolo, è la stessa cosa. Allora abbiamo la derivata parziale rispetto ad y della z grande, che è sicuramente un x quadro. Meno x quadro, che è la derivata fatta rispetto a z della y grande, quindi abbiamo un x quadro meno x quadro, quindi 0. Poi abbiamo derivata rispetto a z della x meno la derivata rispetto ad x della z. Abbiamo un 2xy meno 2xy. Proviamo che anche in questo caso anche la seconda componente del rotore di F è, di F1 è 0, che viene 2xy meno 2xy. Se avete fatto i conti ve ne sarete accorti. Poi y grande primo fatto rispetto ad x che è un 2xz meno x grande primo fatto rispetto ad y che è nuovamente un 2xz. Guardate un po' che è successo. 2xz meno 2xz. Quindi in pratica il rotore di F1 è pari al vettore nullo. 0, 0, 0 più. E beh, il rotore di F1 è un 0, 0, meno 1. Perché ovviamente z grande primo fatto rispetto ad y meno y grande primo fatto rispetto a z è chiaramente 0 meno 0, 0. Così come è 0 anche la seconda componente del rotore di F con 2, del vettore rotore di F con 2. Perché? Perché ovviamente parliamo di vettori. Perché dobbiamo calcolare la x grande primo fatta rispetto a z che è 0, meno z grande primo fatto rispetto ad x che è 0, 0 meno 0, 0. E poi perché questo è meno 1? Perché sarebbe y grande primo fatto rispetto ad x che è 0, meno... La derivata parziale della prima componente fatta rispetto ad y è 1, col meno meno 1. 0, 0, meno 1. 0, 0, meno 1. Più 0, 0, 0 in pratica è 0, 0, meno 1. E beh, allora, effettivamente, vedete come abbiamo calcolato quindi il rotore di F. A questo punto, ripeto, si può. Io personalmente andrei proprio a, in questo caso... andrei a calcolare, applicare il teorema di Stokes, quindi trasformando questa integrale superficiale che potremmo calcolare, badate bene,
si potrebbe fare tranquillamente con la definizione, visto che comunque il rotore di F è 0,091, potremmo calcolare il vettore normale, il de sigma è la radice di g meno f quadro fatto la radice di g meno f quadro, e a quel punto avremo il nostro risultato. Altrimenti si può parametrizzare il bordo di S. Chi è il bordo di S? Teniamo conto che S deve essere orientata in modo tale che la terza componente sia positiva. S è un ellissoide, vediamo. Però attenzione con z maggiore o uguale a 0. Se mettiamo z qui, otteniamo un x quadro più 4y quadro minore o uguale di 1. Questo è il bordo di S. È un'ellisse. No? Che ha le seguenti, poi la seguente parametrizzazione. Scriviamo qua. X uguale cos t, y uguale un mezzo sentì, z uguale 0, t compreso fra 0 e 2π, quindi l'orientazione del bordo è fatta in base all'orientazione di S in modo tale che non lo percorriamo nel verso antiorario positivo, quindi t effettivamente compreso fra 0 e 2π greco, va bene? Applicando questa, va bene? Oh, teniamo presente una cosa adesso. Come facciamo però a applicare questo? Abbiamo stabilito, abbiamo calcolato come il flusso del campo vettoriale F, unione, quindi somma di F1 e F2, attraverso S. Beh, abbiamo visto come effettivamente coincida col flusso di F con 2 attraverso S. Quindi effettivamente, se vogliamo applicare il teorema di Stokes, avremo che in questo caso, che dobbiamo guardare F1, F2, F3 sono le componenti di F, ma anche le componenti di F2. Va bene? Quindi, calcolo del rotore qui l'abbiamo fatto solamente per dimostrare come il flusso attraverso S di F coincide col flusso attraverso S di F2. Questo l'abbiamo fatto, per questo motivo. Non perché potevamo anche farlo calcolandolo con la definizione e viene facile, ma ricorrendo a una parametrizzazione, visto che altre volte abbiamo applicato la definizione, qui ricorriamo a questa parametrizzazione del bordo di S, che è un'ellisse orientata nel verso antiorario positivo, vista l'orientazione coerente, vista l'orientazione che ci sta la richiesta di S, basterà evidentemente scrivere F2 come è fatto. F2 sarà allora, ovviamente, ci interessa solamente che cosa? L'integrale. Se vuoi integrare curvilineo diventa un integrale definito fra 0 e 2π greco, perché t è compreso fra 0 e 2π greco, di allora y, che è un mezzo sentì, per dx, che è un meno sentite t, la derivata di cos t. È finito qui. Se voi volete, fate la prova parametrizzando S. Tendo però presente che in questo caso, per calcolare il vettore normale ad S, bisognerà ricorrere a delle coordinate sferiche particolari, cioè attenzione che dovremmo scrivere x uguale sen teta cos fi, teta con latitudine, fi longitudine, y uguale, attenzione, un mezzo sen teta sen fi, e z uguale cos teta con latitudine. Calcolare le tre componenti del vettore normale ad S, ovviamente ci interesserà solamente la terza, perché questa è zero, fare il prodotto scalare, a quel punto si arriverebbe a un ordinario classico integrale doppio, come al solito. Ovviamente in de phi, in de teta, de phi. Ma così è molto più corto, no? Così vi ho fatto vedere anche, visto che comunque il rotore di F l'abbiamo calcolato, ma in questo caso, visto che comunque il flusso di F attraverso S coincide per il calcolo che abbiamo fatto con il flusso di F attraverso il flusso di F con 2, chiedo scusa, attraverso S, ovviamente in questo caso avremo meno un mezzo integrale fra 0 e 2π di un seno al quadrato di t di t. Ovvero, quindi attenzione, ovviamente ci sono molti modi per risolvere questi esercizi, io ve li sto facendo vedere davvero tutti, ragazzi, no? Ovviamente qui, in questo canale, avete una così ampia libreria riguardante gli argomenti passati e questi, soprattutto questi ultimi che stiamo facendo, con la lavagna da un anno e mezzo, avete visto come un po' il canale si è migliorato, e ci sono
c'è una maggiore qualità e soprattutto un ampio anche argomenti che ho fatto in presenza li andrò a rifare proprio seguendo questo tipo di criterio, che credo che comunque vi troverete bene. Poi se, su uno che si lamenta ce ne sono 100.000 che si trovano bene, poi non si può fare contenti tutti. La primitiva di Senquadro T, ve lo ricordo, è un mezzo che moltiplica t meno senti costi, quindi meno un mezzo per un mezzo è un meno un quarto, t meno seno di t coseno di t, tutto fra 0 e 2 pi greco. Ovviamente il risultato non può che essere 2 pi greco per meno un quarto meno pi a mezzi.